Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'appuntamento di oggi dedicato al Superbonus 110. Sono Antonio Amore, con me oggi c'è il collega Carlo Cappello Buon pomeriggio a tutti. e cercheremo insieme di darvi il quadro generale della nuova normativa. Quindi vedremo nel dettaglio che cosa prevede il decreto rilancio convertito dalla legge e tutti i decreti attuativi e le varie circolari dell'Agenzia delle Entrate. Una piccola premessa, chi vuole eventualmente potrà già scaricare fin da ora le slide perché mostreremo delle slide introduttive e potete trovare il link direttamente nella descrizione sotto al video. Per problemi di natura tecnica, ad esempio se si sente male oppure eventualmente se il video non è di buona qualità, potete agire direttamente sulle impostazioni del player YouTube, dove potete adattare la trasmissione alla vostra rete. Ovviamente per il volume potete aumentare sia il volume del computer sia quello del player per cercare di migliorare il più possibile la ricezione. Bene, iniziamo subito. Quindi queste sono le slide di cui vi accennavo. Il quadro normativo. Allora, il Superbonus è stato introdotto dal decreto legge 34 del 2020. Decreto legge che ovviamente ha necessitato di una conversione in legge, conversione che è stata fatta con la legge 77 con modifiche. Quindi rispetto al decreto legge alcune piccole modifiche sono state apportate. Il cuore di questo provvedimento sono gli articoli 119 e 121. I due articoli sono proprio quelli che introducono la normativa relativa al nuovo Superbonus e hanno richiesto una serie di provvedimenti normativi di chiarimento. Innanzitutto una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la numero 24, e poi soprattutto i decreti attuativi, il cosiddetto decreto efficienza energetica e il decreto asseverazioni. Questi decreti sono stati firmati dai rispettivi ministeri i primi di agosto, però effettivamente dobbiamo dire che ad oggi non sono ancora stati pubblicati in gazzetta ufficiale. Quindi formalmente questi due decreti non sono in vigore, però di fatto noi li conosciamo, sappiamo come sono strutturati, quindi le nostre valutazioni già si possono basare su dei decreti che sono stati approvati. Vedremo di capire il perché anche la Corte dei Conti, perché a quanto pare il problema è nella Corte dei Conti, non ha dato il via libera alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi sperando che il problema sia risolto nel più breve tempo possibile. Quali sono i benefici principali di questa normativa? Essenzialmente l'aliquota della detrazione. Come sappiamo, le precedenti detrazioni avevano un'aliquota fino al 65% se parliamo dell'ecobonus, poi c'era il bonus facciate che arrivava al 90%, ma comunque dal punto di vista energetico il massimo era il 65%. Bene, adesso l'aliquota è stata portata al 110% per tutte le spese che sono sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre del 2021. Già sappiamo ora che il governo sta cercando di prorogare di altri 3 anni questo provvedimento. Ed è una cosa positiva perché chiaramente i tempi effettivamente sono quelli che sono, visto anche il ritardo nell'iter burocratico normativo che sta impedendo l'inizio vero e proprio dei lavori. La nuova detrazione, però, a differenza delle precedenti, si può ripartire in 5 anni. Quindi è sicuramente una normativa di particolare favore, però bisogna considerare questa caratteristica, ovvero il fatto che avere soltanto 5 anni di tempo per poter recuperare quanto speso, ovviamente costringe a verificare la propria capienza IRPEF, che ovviamente, questo ovviamente nella condizione in cui uno vuole detrarre personalmente le spese. La capienza IRPEF ovviamente è ridotta della metà, da 10 anni in 5 anni. Però la nuova normativa introduce due altre condizioni importanti proprio relative al recupero delle spese e sono lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sconto in fattura significa che il credito che viene maturato dalla detrazione viene ceduto all'impresa. L'impresa a questo punto può operare direttamente uno sconto in fattura per cui il cliente non andrà a pagare nulla e poi sarà l'impresa a dover eventualmente recuperare la detrazione come credito d'imposta e via discorrendo.
Questa è proprio la cessione del credito che però si può anche sfruttare verso gli istituti di credito, quindi le banche e le società finanziarie. Quindi questa è una nuova importantissima novità che ovviamente rende molto più appetibile la detrazione, proprio perché in questo caso è l'istituto di credito che andrà ad anticipare quanto richiesto per l'esecuzione dei lavori e poi sarà ovviamente l'istituto di credito a recuperarlo come credito d'imposta negli anni successivi. È ovvio che una normativa di questo genere, così vantaggiosa, deve richiedere degli adempimenti in più. Questo ovviamente era atteso. Quindi adesso andremo a vedere quali sono questi adempimenti. E è importante andare a osservare nel dettaglio quali sono gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 e come sono strutturati. La norma ha definito due tipologie di interventi, gli interventi trainanti e poi ovviamente gli interventi trainati. Gli interventi trainanti sono effettivamente il cuore della detrazione, sono degli interventi fondamentali, cioè queste due tipologie di interventi devono essere necessariamente eseguiti affinché si possano trainare gli altri interventi dell'ecobonus. Quindi se ad esempio si esegue uno dei due interventi trainanti, adesso vedremo quali, si ha la possibilità di utilizzare e di applicare la stessa aliquota del 110% agli altri interventi detti trainati, che sono gli interventi del classico ecobonus. Quindi a questo punto il 110 si va a applicare a una serie di interventi particolarmente complessi, quindi che possono effettivamente dar luogo ad un miglioramento notevole delle prestazioni dell'edificio. Quali sono gli interventi trainanti? Gli interventi trainanti si dividono in interventi sull'involucro ed interventi sull'impianto. Per quanto riguarda gli interventi sull'involucro, e qui andiamo a citare l'articolo 119,1 lettera A, sono essenzialmente gli interventi che prevedono l'isolamento delle superfici opache disperdenti. Quindi stiamo parlando di superfici opache, quindi non finestre. Quindi ovviamente pareti, pavimenti, coperture esterne, ovviamente stiamo parlando delle sole superfici disperdenti, quindi una parete interna è chiaro che non può essere computata all'interno di questa superficie. Una parete invece che va verso un vano scala è chiaramente una parete disperdente, allora ovviamente può rientrare all'interno di questo intervento. Il limite è che l'intervento deve riguardare il 25% della superficie disperdente lorda, quindi è chiaro che bisogna determinare la superficie complessiva, quindi sia opaca che trasparente, e andare a determinare il 25% della superficie ovviamente soltanto opaca. Un altro importante aspetto rilevante è il fatto che per poter utilizzare questo intervento, quindi per poter applicare questo intervento, è necessario utilizzare dei materiali isolanti che siano certificati con i criteri ambientali minimi. Quindi è ovvio che bisogna selezionare nel mercato dei particolari isolanti che, oltre ad avere le classiche prestazioni termiche, quindi relative alla trasmittanza, al comportamento in generale termico, questi materiali devono avere la certificazione di rispetto dei criteri ambientali minimi. Anche dal punto di vista delle spese, l'articolo 119 ci indica quali sono le spese consentite e sono quelle che vediamo nella tabella qui in basso, ovvero per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari abbiamo una spesa consentita di 50.000 euro, mentre per le unità immobiliari, per i condomini, scusate, che hanno un numero di unità immobiliari che vanno da 2 a 8, la spesa scende a 40.000 euro, per arrivare a 30.000 euro per edifici che hanno un numero di unità immobiliari superiore a 8. Carlo, vuoi aggiungere qualcosa relativamente alle spese? Sì, Antonio, grazie. Volevo aprire una piccola parentesi per fissare un concetto che è stato chiarito proprio dalla circolare 24 pubblicata l'8 agosto dall'Agenzia delle Entrate nel calcolo del massimale di spesa nel caso si intervenga negli edifici plurifamiliari. In particolare, il concetto fondamentale che hanno chiarito è questo: se il nostro edificio è costituito da 10 unità immobiliari,
Il massimale, e per esempio si ipotizza di intervenire sulle superfici opache per almeno il 25%, il massimale di spesa non è, come si poteva pensare prima di questo chiarimento, 300.000 euro, ovvero 30.000 per 10, bensì si calcola considerando 40.000 euro di massimale per le prime 8 unità immobiliari, a cui si aggiungono i 30.000 per le altre due rimanenti. Quindi per 10 unità immobiliari noi fondamentalmente abbiamo un massimale complessivo di 380.000 euro. Perfetto, questo è ovviamente un chiarimento fondamentale proprio perché va a toccare quella che è la spesa consentita. Quindi se ovviamente nel computo complessivo delle spese e dei lavori, questo incide parecchio proprio nell'andare a considerare le spese che noi abbiamo a disposizione per eseguire effettivamente i lavori. Perfetto, grazie Carlo. Andiamo alla slide successiva. Il secondo intervento trainante. Intervento trainante che riguarda l'impianto. In questo caso c'è una differenziazione tra gli interventi sull'impianto per gli edifici condominiali e gli interventi sull'impianto per gli edifici per le unità immobiliari singole. Per quanto riguarda l'intervento trainante sugli edifici condominiali, si parla di una sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente con un impianto centralizzato per il riscaldamento, raffrescamento e calda sanitaria. Quindi stiamo parlando di impianti centralizzati. La sostituzione può avvenire con una caldaia a condensazione, ovviamente di efficienza almeno pari alla classe A, una pompa di calore, dei sistemi ibridi, geotermici, la microgenerazione e anche il solare termico. Anche in questo caso la norma ci dice quali sono le spese consentite, che ovviamente seguono chiaramente il criterio che abbiamo indicato prima. 20.000 euro per numero delle unità immobiliari per condomini fino a 8 unità, 15.000 euro per il numero delle unità immobiliari per condomini che vanno oltre le 8 unità immobiliari. Invece per gli edifici unifamiliari la sostituzione perché per sempre di sostituzione di impianto di riscaldamento si parla con una caldaia a condensazione di efficienza A, una pompa di calore, sistemi ibridi, geotermici, microgenerazione e solare termico. Quindi vediamo che sostanzialmente sono gli stessi impianti. C'è però una cosa da dire, qui è una modifica che è stata fatta con la conversione in legge, perché rispetto al decreto legge adesso anche gli edifici unifamiliari possono beneficiare della sostituzione con una caldaia a condensazione, mentre prima era, diciamo, questa sostituzione era esclusa. Quindi a questo punto abbiamo anche un'opzione in più, quindi la sostituzione della caldaia o del generatore esistente con una caldaia a condensazione. In questo caso l'ammontare delle spese consentite è pari a 30.000 euro. Gli interventi trainati. Quindi abbiamo detto quali sono gli interventi trainanti, quindi gli interventi base. Uno dei due deve essere eseguito. Una volta che uno dei due interventi trainanti è effettivamente posto in essere, anche gli interventi possono beneficiare della stessa detrazione. Gli interventi cosiddetti trainati non sono altro che i vecchi interventi del classico ecobonus. Quindi a questo punto tutta una serie di interventi possono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainati e beneficiare della stessa detrazione. Classico esempio, un intervento principale, un cappotto esterno, quindi superficie superiore al 25% della disperdente. Altri interventi dell'ecobonus che possono beneficiare della stessa detrazione, se eseguiti contemporaneamente, sono la sostituzione delle finestre, l'installazione del solare termico, l'installazione delle schermature solari e l'installazione dei sistemi di automazione. Quindi a questo punto abbiamo anche un corpus di interventi che possono effettivamente riqualificare in maniera molto incisiva l'edificio e allo stesso tempo tutti questi interventi possono beneficiare del 110. Quali sono i massimali di spesa? A questo punto i massimali previsti sono quelli del vecchio ecobonus per ogni singolo intervento. Quindi a questo punto, per fare il calcolo complessivo delle spese dell'intervento, oltre a quello dell'intervento trainante, che abbiamo visto prima, bisogna andare ad aggiungere i massimali dei singoli interventi dell'ecobonus, fino ad ottenere ovviamente il totale delle spese possibili. Sempre l'articolo 119 introduce un altro utile e importante vantaggio, ovvero quello di andare ad installare dei solari fotovoltaici connessi alla rete.
Anche in questo caso l'intervento deve essere fatto in maniera congiunta agli interventi trainanti, gli interventi cardine. Quindi sostanzialmente io insieme al capotto, alla sostituzione dell'impianto, posso andare a installare un solare fotovoltaico. Gli aspetti rilevanti sono che ovviamente l'energia in più prodotta deve essere ceduta al GSE, quindi non ad altri enti, ma solo al GSE. E soprattutto non si può cumulare questo incentivo con altri eventuali incentivi che ci sono relativi all'installazione di impianti fotovoltaici, incentivi anche europei o di altro genere. In questo caso le spese consentite sono globalmente 48.000 euro e poi 2.400 euro per kilowatt di picco oppure 1.600 euro per kilowatt di picco qualora questi interventi siano, l'installazione del solare fotovoltaico sia in qualche modo soggetto ad obbligo in base al tipo di intervento energetico che noi stiamo andando a realizzare. Il comma 6.8 introduce anche l'installazione dei sistemi di accumulo, quindi, e delle infrastrutture di ricarica. Quindi a questo punto, oltre all'impianto fotovoltaico, possiamo anche installare una batteria di accumulo. Questo è molto importante perché le batterie di accumulo sono fondamentali per migliorare radicalmente l'efficienza dell'impianto fotovoltaico. Quali sono gli aspetti rilevanti? In ogni caso c'è sempre l'obbligo di cessione del surplus al GSE, però è importante dire che l'installazione dei sistemi di accumulo può anche non avvenire congiuntamente a uno degli interventi trainanti, ma si può fare anche in un secondo momento. Anche in questo caso le spese consentite sono 48.000 euro e 1.000 euro per kilowattora di capacità. Sì, Carlo, Antonio, sì, vuoi aggiungere qualcosa? ci sarebbe da fare una piccola precisazione. Ha parlato di spese massima ammissibile. Sappiamo, come giustamente anticipato, che qualora si interviene su uno degli interventi cardine, cosiddetti trainanti, possiamo trainare fondamentalmente tutti, gli interventi previsti all'articolo 14 del decreto legge 63. Quindi del vecchio ecobonus sostanzialmente, dove non si parla strettamente, di spese massime, ma di detrazione massima ammissibile. Allora volevo precisare questo: laddove il decreto parla di spesa massima ammissibile, come per esempio nel caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione, di riscaldamento nelle unifamiliari, la spesa massima abbiamo visto che è 30.000 euro. Se però nell'ambito dell'intervento trainato decidiamo di sostituire gli infissi, per gli infissi abbiamo una detrazione massima ammissibile, non più quindi una spesa massima ammissibile, pari a 60.000 euro, che tradotto non vuol dire altro che in realtà il massimale effettivo di spesa va calcolato. Con il vecchio ecobonus la detrazione era 50% in 10 anni, il che voleva dire sostanzialmente che noi potevamo spendere per sostituire gli infissi fino a 120.000 euro e poterne detrarre appunto 60 in 10 anni. Oggi, nell'ambito di un intervento trainato, l'aliquota passa dal 50% al 110%, sempre sul massimale detraibile che è 60.000, che significa che tradotto in termini di euro, la spesa massima ammissibile per la sostituzione degli infissi diventa 54.545 euro. Perfetto, grazie Carlo. Questo è importante proprio perché, come dicevamo prima, il computo delle spese e della capienza possibile di spesa è fondamentale per poter ben bilanciare l'intervento. I soggetti beneficiari, quindi abbiamo citato prima i condomini, gli edifici unifamiliari. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intende per edifici unifamiliari e chi sono effettivamente i soggetti beneficiari. Appunto, abbiamo detto, i condomini. Le persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Quindi il decreto ci dà la possibilità di fare degli interventi sugli edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e gli interventi su condomini. Un limite importante che è stato introdotto proprio con la trasformazione in legge del decreto è un
numero di unità massimo pari a 2 per beneficiario. Quindi, mentre inizialmente sostanzialmente si poteva operare soltanto su un immobile, parliamo di edificio unifamiliare, quindi la classica seconda casa era esclusa, adesso invece è possibile lavorare sulla prima casa e sulla seconda casa. Sono esclusi i condomini, quindi se effettivamente io sono proprietario di un alloggio anche in un condominio, posso ovviamente beneficiare della prima casa, seconda casa e dell'alloggio in condominio, se ovviamente il condominio intende utilizzare questa detrazione. Qui è importante soffermarci un attimo su quello che è il concetto di edificio unifamiliare, perché questo è un chiarimento fondamentale che è stato dato sia dall'Agenzia delle Entrate recentemente con gli interpelli e sia dal decreto efficienza energetica, quindi dal decreto attuativo. L'edificio unifamiliare è appunto un edificio che costituisce un'unica unità immobiliare e deve essere funzionalmente indipendente e deve avere un accesso autonomo dall'esterno. Per funzionalmente indipendente intendiamo sostanzialmente un edificio che deve essere dotato di impianti propri che non devono essere in comune con altri alloggi e soprattutto il requisito fondamentale che deve avere un accesso autonomo all'esterno. Quindi a questo punto è chiaro che per poter capire se effettivamente un immobile può beneficiare delle detrazioni bisogna andare a verificare che questo si possa definire effettivamente come edificio unifamiliare. Vi faccio un esempio, diciamo abbastanza calzante, di un caso pratico degli ultimi giorni. Un edificio, un vecchio edificio in centro storico, costituito da due unità immobiliari. Queste due unità immobiliari sono effettivamente, si può dire, funzionalmente indipendenti, perché ognuna di queste unità è dotata dei suoi impianti, ovviamente dell'impianto idrico sanitario, dell'impianto di riscaldamento, solo che le due unità condividono una scala interna che porta all'esterno. Quindi sostanzialmente c'è il classico portoncino esterno che accede alla strada e poi ovviamente da questo portoncino si accede a una scala interna che poi ovviamente porta all'ingresso delle due unità. Queste unità non possono dirsi effettivamente edifici unifamiliari, perché siamo in un edificio plurifamiliare, però le due unità non sono funzionalmente indipendenti. Quindi è chiaro che non si può operare singolarmente su una delle due, ma per poter beneficiare delle detrazioni le due unità devono ovviamente lavorare all'unisono, quindi bisogna sostanzialmente riferirsi ai condomini. Quindi condomini anche che non sono costituiti come tali, ma di fatto è un edificio che sostanzialmente è equiparabile, assimilabile ad un condominio. Quindi questo è fondamentale, perché la verifica di questo requisito è ovviamente va fatta prima della progettazione e della valutazione effettivamente degli interventi da eseguire. Gli aspetti procedurali. Adesso vediamo nel dettaglio che cosa bisogna fare per poter beneficiare di questa nuova detrazione. Innanzitutto, ovviamente, per poter effettuare un qualsiasi lavoro edilizio bisogna chiedere il permesso, quindi bisogna necessariamente avere un titolo autorizzativo valido, sia esso CILA, SCIA, quello che è. È chiaro che nell'istante in cui io vado a operare all'interno di un edificio, anche in maniera pesante, facendo il cappotto, sostituendo gli infissi, sostituendo gli impianti di riscaldamento, devo necessariamente effettuare una verifica di legge 10, perché questa è chiaro, è funzionale all'ottenimento del permesso. Quindi il primo aspetto che va necessariamente verificato è appunto il rispetto di tutti i requisiti del vecchio DM 26 maggio del 2015, il vecchio requisiti minimi. Questo è ancora in vigore, non è stato modificato dalla normativa sulle detrazioni, non è stato modificato da altre normative, quindi se ovviamente bisogna porre in essere un intervento di questo genere occorre rispettare questi limiti. Poi è ovvio che io contemporaneamente devo andare a verificare anche il rispetto dei requisiti previsti dalla detrazione, quindi i requisiti che ci richiede il decreto attuativo della legge 77.
Nello stesso tempo devo utilizzare dei materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi e al contempo tutti gli interventi che io vado a porre in essere mi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure il conseguimento della classe più alta. Quindi a questo punto, se io ovviamente devo fare solo il cappotto è un intervento trainante, su questo devo verificare la legge 10, quindi devo presentare la legge 10 insieme alla pratica edilizia per ottenere il permesso, devo utilizzare materiali isolanti, devo rispettare i limiti delle detrazioni e devo fare in modo che le due classi energetiche di miglioramento ci siano. Se ad esempio uno di questi punti non viene rispettato, è chiaro che non posso accedere alle detrazioni. Questo è un aspetto che bisogna considerare. Infatti, soprattutto i mass media stanno puntando l'attenzione esclusivamente sul miglioramento delle due classi energetiche, come se questo fosse l'unico requisito sostanzialmente per accedere alle detrazioni. Non è così. Il miglioramento delle due classi energetiche è soltanto uno dei requisiti da rispettare. Magari in certi casi può anche essere più facile da ottenere, però ovviamente soltanto questo non ci permette di ottenere nulla dal punto di vista pratico. Bisogna necessariamente effettuare un progetto dettagliato e rispettare contemporaneamente tutti i requisiti. Quindi dal punto di vista del miglioramento delle due classi la norma ci obbliga a fare un'APE pre-intervento e post-intervento. Nel post-intervento ovviamente io devo andare a valutare tutti i singoli interventi che io vado a progettare, quindi ovviamente in questo APE finale possono trovare spazio l'intervento trainante, il trainato, l'installazione del fotovoltaico, quindi tutti gli interventi che vado a prevedere possono aiutarmi nell'ottenimento delle due classi di miglioramento. Prima indicavo il fatto di dover rispettare i limiti della legge 10 e i limiti delle detrazioni. Questo è importante perché sono diversi. I limiti della legge 10, quindi i limiti del DM e requisiti minimi, sono dei limiti in genere più alti rispetto a quello delle detrazioni, è sempre stato così, anche quando c'era il vecchio 65, proprio perché il rispetto dei requisiti del DM e requisiti minimi è funzionale all'ottenimento di un permesso, ma se io oltre a effettuare un intervento e quindi ad avere un titolo valido voglio anche accedere a delle detrazioni, quindi ad un incentivo di natura economica, la norma mi ha sempre costretto a rispettare dei limiti più stringenti. Bene, il nuovo DM attuativo della legge 77 pone delle limitazioni ancora più stringenti rispetto alla legge 10 e rispetto al vecchio 65%. Qui ho riportato in questa slide l'allegato E del DM efficienza energetica, dove praticamente ci sono soltanto la prima parte della tabella 1, dove ci sono i limiti delle strutture opache orizzontali, la copertura, i pavimenti e le pareti. Come vedete, se noi andiamo a confrontare il limite con quello della legge 10 è più basso, ma è più basso anche del vecchio 65. Qui si apre un'altra piccola parentesi. Che cosa si fa con le pratiche in essere? Supponiamo di aver iniziato una pratica di detrazione fiscale prima magari che prima proprio della nascita del decreto rilancio. In quel caso è chiaro che io tecnico avrò impostato il mio intervento sulla base di quelli che erano i limiti del 65%, che ovviamente erano validi in quel momento. I lavori magari non sono finiti, non sono stati completati, adesso io devo completare i lavori e poi devo inviare la pratica all'Enea. Bene, per tutte le pratiche in essere, anche se è in vigore o entrerà in vigore il nuovo DM attuativo, io potrò comunque rispettare i vecchi limiti del 65%. Quindi a questo punto posso sfruttare i vecchi limiti che sono magari un po' più favorevoli rispetto a quelli attuali e continuare la mia pratica del 65%. Allo stesso tempo però posso anche fare un'altra valutazione, cioè se magari l'intervento che io avevo già previsto, di cui avevo presentato il progetto e che magari qualche modo rientra nelle condizioni del nuovo 110, pur essendo nato per il vecchio 65, se rispetta i requisiti del 110 può accedere al nuovo 110%. Quindi sostanzialmente chi ha una pratica in essere può continuare col vecchio 65 oppure convertirlo nel 110 nel caso in cui effettivamente si rispettino i requisiti del nuovo decreto.
APE pre e post. Quindi abbiamo detto che la norma obbliga all'effettuazione di un attestato di prestazione energetica ante operam e post operam. Come si opera negli edifici condominiali? Chiaramente un edificio condominiale è costituito da diversi subalterni. Ogni subalterno deve essere calcolato separatamente dagli altri. È chiaro, se io devo fare un certificato, prassi comune vuole che io devo fare il certificato del singolo alloggio. Ma per beneficiare del nuovo 110, la norma ha introdotto il concetto di APE convenzionale. L'APE convenzionale sostanzialmente è un'APE che riguarda l'intero edificio. Quindi, per poter beneficiare del 110, io devo fare effettivamente una valutazione in termini di classe energetica che non riguarda i singoli subalterni, ma riguarda l'intero edificio. Quindi la norma ci spiega anche come fare l'APE convenzionale, come andare ad ottenere il valore, quindi facendo delle medie sulle superfici utili delle prestazioni dei singoli subalterni. Quindi operativamente si tratta sempre e comunque di andare a realizzare la modellazione dei singoli subalterni e poi ovviamente aggregarli, raggrupparli per tirar fuori una prestazione energetica unitaria. Quindi il confronto tra il pre e il post e il miglioramento delle classi energetiche va fatto necessariamente considerando l'intero edificio. Quindi l'APE convenzionale rappresenta un nuovo concetto sostanzialmente di APE. Vedremo che comunque con termo è una procedura automatica molto semplice, che però diciamo, non ci toglie il problema di andare comunque a modellare i singoli subalterni, perché è chiaro che l'APE convenzionale lo si può ottenere soltanto una volta che noi abbiamo effettivamente modellato i singoli subalterni. Passiamo adesso all'articolo 121, la cessione del credito. Questo è diciamo, un altro grande aspetto importante che ci permette di sfruttare al meglio tutta questa normativa. Sì, Carlo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, è arrivata una domanda proprio a proposito dell'APE convenzionale che ti leggo. Ah sì, torniamo indietro allora, Sì. alla slide precedente, dimmi pure. Allora, chiedono questo. Relativamente all'APE convenzionale, il decreto dice che i servizi del post intervento devono essere gli stessi di quelli dell'ante. Ma se si installa un sistema di raffrescamento, come ci si comporta? Allora, sì, la domanda è particolarmente interessante perché effettivamente è un caso pratico. Allora, vi anticipo che ad oggi non c'è una risposta chiara, ma comunque vediamo nel dettaglio questa casistica. Supponiamo di avere un edificio condominiale nel quale ovviamente tutti i subalterni hanno il servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria, quindi classico servizio combinato, magari generatore combinato, autonomo, centralizzato, quello che è. Si fa ovviamente la pratica, quindi si prevede magari l'isolamento, l'intervento trainante, interventi trainati. Qualcuno di questi subalterni decide di mettere l'impianto di raffrescamento. La norma qui parla chiaro: l'APE pre e post deve essere effettuato considerando gli stessi interventi, diciamo, gli stessi servizi presenti nello stato di fatto. Quindi se qualche alloggio va a predisporre il raffrescamento, quindi sfruttando appunto la detrazione, prevede la sostituzione con una pompa di calore che fa anche il raffrescamento, quindi introduce un servizio, quando io vado a realizzare l'APE post del condominio, in questo APE non può trovare spazio il servizio di raffrescamento. Quindi io devo sostanzialmente escludere il raffrescamento dall'APE post, pur essendo effettivamente un servizio presente e che può beneficiare della detrazione. Il problema qui però è di ordine pratico, perché come si fa sostanzialmente ad escludere il servizio di raffrescamento? Qui ci sono due strade. O semplicemente si fa il progetto nel quale si prevede il servizio di raffrescamento e poi ovviamente dal globale, che è dato ovviamente come sapete dalla somma di pH più EPW ed EPC, tolgo il fabbisogno di raffrescamento, oppure in teoria io dovrei andare a fare il mio calcolo senza considerare il servizio di raffrescamento nei generatori presenti. Purtroppo questo può produrre dei risultati differenti.
Perché chiaramente se il mio generatore ha il raffrescamento e lo considero come combinato, se il servizio è presente, allora questo influenzerà il fattore di carico, quindi il comportamento della macchina, l'efficienza e il tutto. Quindi sostanzialmente se io seguo una strada o l'altra, purtroppo posso ottenere dei risultati differenti. Questo è uno degli aspetti importanti che devono essere ancora chiariti. Quindi qui vi accenno facilmente che in pratica giorno 30 settembre è previsto un incontro di chiarimento, quindi proprio perché ci sono appunto degli aspetti pratici che devono essere necessariamente chiariti, il CT e l'Enea ha dato la possibilità di un incontro di chiarimento dove poter effettivamente spiegare e chiarire una volta per tutte gli aspetti procedurali. Questo è uno dei tanti, ma altri aspetti circa diciamo, la compilazione delle pratiche di asseverazione troveranno finalmente un chiarimento in seguito a questo incontro. Non è solo il raffrescamento il problema, anche ad esempio la presenza di un impianto fotovoltaico, infatti, può portare a queste differenze nel seguire una strada o l'altra, perché se ovviamente c'è un impianto fotovoltaico nello stato di fatto e nello stato post c'è un impianto di raffrescamento, come devo andare a considerare l'impianto fotovoltaico? Devo coprire il raffrescamento oppure no? Quindi questi sono effettivamente aspetti un po' particolari che richiederanno necessariamente un chiarimento, che si spera arriverà a fine settembre. Aggiungo che poi dall'esito di questo incontro saranno prodotte delle FAQ che poi saranno rese pubbliche direttamente sul sito di Enea e quindi speriamo che di chiarire diciamo quanti più dubbi possibili. Grazie Benissimo, Antonio. grazie a te. Questo è importante perché effettivamente l'Enea è ancora l'unico ente che diciamo, non ha ufficialmente dato il suo parere con la classica guida, con le FAQ. Quindi ben vengano le FAQ, ben venga la guida, proprio perché è fondamentale per poter comprendere come occorre muoversi per casi di questo genere. Proseguiamo con la slide successiva, parlavamo della cessione del credito. Quindi questo è l'altro importante pilastro su cui si poggia tutta la normativa sulle detrazioni. Si può trasformare la detrazione in uno sconto o in credito d'imposta cedibile. Quindi a questo punto io posso tranquillamente non pagare sostanzialmente, non spendere un euro realmente e cedere tutta la mia detrazione all'impresa oppure trasformare la mia detrazione in credito d'imposta e quindi cedere a un istituto di credito, a un intermediario finanziario. Quindi, come sapete, probabilmente molti di voi avranno già visto le pubblicità, ci sono molte banche che già hanno reso pubblico quello che è il loro pacchetto, il loro prodotto relativo al superbonus. Quindi, in quel caso, significa che l'eventuale insieme di lavori possono effettivamente costituire un unico credito che si va a cedere alla banca, che a questo punto andrà ad anticipare ovviamente le spese per l'esecuzione dei lavori e ovviamente questo poi sarà recuperato dalla banca indipendentemente dal cliente. Quali sono le operazioni da fare per beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura? Ci sono sostanzialmente tre aspetti fondamentali. Bisogna avere un'asseverazione del rispetto dei requisiti. Quindi questo è fondamentale perché ovviamente il tecnico dovrà necessariamente asseverare che effettivamente l'intervento che si sta facendo può beneficiare delle detrazioni, cioè che tutti i requisiti sono rispettati. Faccio l'esempio dell'edificio, diciamo, funzionalmente indipendente, l'abbiamo visto prima, ma anche il rispetto dei requisiti delle detrazioni, dei requisiti della legge 10. Bisogna avere necessariamente un documento che ci vada a garantire che le spese che sono sostenute per l'intervento siano congrue. Quindi questo è ovvio perché la norma già previene eventuali illeciti relativi a spese chiaramente gonfiate, spese non corrette, e quindi pone dei paletti su quelle che devono essere le spese, o perlomeno i riferimenti a cui io mi devo attenere per andare a stimare le spese che effettivamente vado a effettuare.
E alla fine bisogna necessariamente avere un visto di conformità su tutta la documentazione che deve essere rilasciata da un CAF e dagli enti competenti. Una cosa molto importante, la cessione del credito si può avere anche ad avanzamento lavori. Quindi, come ho detto prima, la banca può effettivamente già anticipare dei soldi per l'avvio dei lavori, o anche durante l'esecuzione dei lavori stessi. E la norma diciamo, prevede anche un numero massimo di 2 stati di avanzamento lavori. Quindi anche questo è un aspetto molto importante perché effettivamente nella parte pratica di effettuazione dei lavori si ha già subito a disposizione una certa capienza ovviamente economica che permette di acquistare materiali e iniziare effettivamente i lavori. Qui c'è un altro importante aspetto che bisogna chiarire. Do la parola a te, Carlo. Sì, riguarda sostanzialmente la congruità delle spese. Tutti noi abbiamo visto che nel decreto efficienza energetica c'è quel famoso allegato, l'allegato I, che di fatto elenca i massimali di spesa per tipologia di intervento. Il chiarimento consiste nel capire quando è possibile applicare l'allegato I ed in particolare, sempre nel decreto efficienza energetica, al punto 13 dell'allegato A, la norma ci chiarisce bene come si interviene per definire le spese congrue e quale strumento utilizzare. In buona sostanza, ribadisce un concetto che era già noto un po' a tutti i tecnici e tutti i progettisti. La definizione delle spese va fatta tenendo presente in considerazione come prima strada, maestra principale. I vari prezziari, siano essi regionali, siano essi nazionali, su questo diciamo non c'è alcuna differenza. Possiamo anche andare ad utilizzare, per esempio, il prezziario del Genio Civile, il DEI, conosciuto come DEI. Quando invece possiamo riferirci all'allegato I? La norma lo dice chiaramente: quando non abbiamo una voce di prezziario ben definita, quando il materiale che stiamo andando a computare o che vogliamo computare è un materiale innovativo non presente nei prezziari, abbiamo fondamentalmente 2 strade. Utilizzare un approccio analitico, quindi il progettista che in maniera analitica valuta e stima il prezzo nella maniera più corretta e congrua possibile, oppure ci si riferisce in questo caso all'allegato I, che in funzione del tipo di intervento definisce un massimale per metro quadro o comunque per tipologia massimo spendibile. Ecco che solo allora diciamo possiamo andare ad utilizzare questo allegato come riferimento per la valutazione della congruità dei costi. Benissimo, grazie ancora del tuo intervento, Carlo. Vediamo a questo punto gli adempimenti tecnici, quindi andiamo più nel dettaglio del punto di vista operativo, che cosa bisogna fare per effettivamente accedere alla detrazione. Abbiamo detto la verifica dei requisiti del DM requisiti minimi. Relazione tecnica ex legge 10, quindi questo è il punto di partenza. Io devo necessariamente effettuare un progetto all'interno del quale devo ovviamente inquadrare l'intervento tra quelli previsti dal DM requisiti minimi e rispettarne tutte le condizioni. Devo verificare contemporaneamente i requisiti di accesso alle detrazioni, quindi i limiti delle pareti devono contemporaneamente, ad esempio, verificare sia la legge 10 sia l'allegato E del nuovo DM efficienza energetica e devo fare in modo che l'APE pre e post sia nell'APE pre e post ci sia un salto di almeno 2 classi. Grazie a Namiri al Termo, quindi adesso introdurremo anche la nuova versione di Termo. Quello che si fa operativamente è chiaramente modellare lo stato di fatto e l'APE ante operam. Quindi il primo passo è ovviamente quello di modellare l'edificio per com'è. Da qui ovviamente avrò il mio APE ante operam. Su questo ovviamente poi inizio a fare il mio progetto. Quindi il progetto di legge 10 e contemporaneamente la verifica delle detrazioni fiscali. E su questo vado a fare l'APE post operam. Quindi io devo rispettare le condizioni che abbiamo visto nella slide precedente.
La nuova versione di Termo, che è la 5.2, che verrà rilasciata nel corso dei prossimi giorni, innanzitutto ha una nuova interfaccia, quindi già andando sul nuovo, sul classico comando nuovo, troverete queste nuove pulsanti. Questo, diciamo, è diciamo, il primo passo della procedura di wizard che noi stiamo creando proprio per aiutare i tecnici ad utilizzare il programma al meglio, quindi senza magari andare ad operare manualmente. Quindi abbiamo il pulsante per creare l'edificio anti-intervento e il pulsante per creare l'edificio post-intervento. Quest'ultimo va utilizzato sull'edificio già ante creato. Quindi abbiamo già i nuovi comandi. Faccio la mia, diciamo, creo il mio edificio ante operam, quindi ovviamente lo stato di fatto. Se ad esempio ho l'esigenza di fare una valutazione preliminare, quindi supponiamo di voler intanto dare una prima stima al mio cliente per indicare quali possono essere gli interventi che mi consentono di ottenere il doppio passaggio di classe, posso utilizzare la modalità interventi migliorativi diciamo, appunto, nella modalità scenari. In questo modo io posso creare scenari diversi, scenari costituiti da diversi interventi e quindi andare a simulare effettivamente tutte le varie casistiche per trovare magari quella che più si adatta al mio caso. Quindi sostanzialmente la modalità scenari ci aiuta a fare una valutazione preliminare degli interventi. Poi ovviamente una volta che magari io ho individuato quelli che sono gli interventi da porre in essere, allora effettivamente creo l'edificio post operam, quindi lo stato di progetto. In questo caso ovviamente quando vado a diciamo a cliccare su questo nuovo pulsante verrà creato un progetto ad hoc dove sono già individuati e selezionati le caselle di verifica, legge 10 e detrazioni fiscali, perché queste ovviamente sono verifiche che devono essere necessariamente fatte contemporaneamente. Ovviamente avrò due metodologie di calcolo, quella relativa alla legge 10, e qui dovrò inquadrare l'insieme degli interventi che voglio fare all'interno delle casistiche previste dal DM requisiti minimi. Quindi dovrò capire se è una ristrutturazione di secondo livello, se è una riqualificazione energetica, se è una ristrutturazione di primo livello, perché chiaramente come abbiamo visto prima, le detrazioni non sono un singolo intervento, ma è un insieme di interventi trainanti e trainati, proprio perché l'obbligo di ottenere il doppio passaggio di classe deve essere necessariamente, purtroppo, si può effettivamente porre in essere soltanto inserendo e computando contemporaneamente più interventi. Quindi poniamoci già nelle condizioni di dover prevedere degli interventi di una certa complessità. E quindi innanzitutto inquadrare gli interventi nelle casistiche del DM requisiti minimi. E poi, per quanto riguarda le detrazioni fiscali, quindi troverete un nodo specifico sulle detrazioni fiscali, inquadrare l'intervento dal punto di vista delle detrazioni, quindi gli interventi trainanti e interventi trainati. Ovviamente dal mio progetto io devo ottenere contemporaneamente il rispetto dei requisiti delle verifiche di legge 10 e delle verifiche di detrazione. Quindi questi due nodi devono essere ovviamente verificati contemporaneamente. Perché se verifico solo le detrazioni e non la legge 10, effettivamente se vado a fare i lavori sto commettendo un abuso e quindi è ovvio che non posso accedere alle detrazioni. Se verifico la sola legge 10 e non i requisiti puntuali delle detrazioni, è chiaro che io posso effettivamente fare l'intervento, ma questo non può beneficiare delle detrazioni. Quindi è chiaro che bisogna necessariamente stare attenti a verificare in maniera combinata entrambi i requisiti normativi. E infine, ovviamente, devo semplicemente confrontare l'APE pre e post per ottenere il doppio passaggio, quindi o se non è possibile ottenere il doppio passaggio di classe, ovviamente ottenere la classe migliore. Quindi questo per, diciamo, brevemente è stato l'inquadramento generale di quelle che sono le nuove disposizioni della norma in seguito alla conversione in legge. Vedremo più avanti perché sicuramente ci saranno altri incontri nei quali magari andremo a indicare nel dettaglio magari alcuni aspetti importanti. Qui ovviamente potete anche voi stessi indicarci quali sono magari gli aspetti più problematici che magari si vuole approfondire. Noi cercheremo ovviamente di prevedere degli interventi, calendarizzare degli interventi nel futuro, proprio per andare nel dettaglio di alcuni casi pratici e quindi vedere quali sono le difficoltà.
Intanto brevemente vi faccio vedere qual è l'interfaccia del nuovo termo, quindi come dicevamo prima, questi diciamo la nuova maschera di creazione dei progetti, quindi come vedete c'è l'ante e il post. Ovviamente non è completa perché stiamo ultimando e stiamo prevedendo anche alcune operazioni di wizard, quindi vedremo se riusciamo a pubblicarle subito con l'aggiornamento, comunque per facilitare l'esecuzione della pratica stessa. Quindi ci sono i nuovi due pulsanti, quindi direttamente io posso andare qui a selezionare le voci che mi interessano. Nella struttura d'albero troverò un nuovo nodo diversificato, quindi dove io potrò impostare gli interventi della legge 10 e gli interventi fiscali. E una cosa molto importante, quando andrò a modellare un edificio come questo, ecco, ve lo mostro, il classico edificio condominiale, ad esempio, dove ci sono i vari piani, i vari appartamenti, quindi io modellerò i singoli appartamenti. Nell'istante in cui andrò a fare il calcolo, se sono abilitate la legge 10 e la detrazione fiscale, il programma automaticamente andrà a creare l'edificio convenzionale, l'APE convenzionale. Quindi, come vedete, il programma qui ha creato i singoli subalterni, quindi io posso effettivamente andare a valutare la classe energetica del singolo, però vi è anche il nodo edificio che, come vedete, raccoglie già i subalterni oggetto di certificazione. E quindi questo sarebbe l'APE convenzionale. Nel nodo calcolo, come vedete, abbiamo anche introdotto una casellina che ci permette di vedere subito ad occhio quelle che sono le classi energetiche degli edifici, quindi dei subalterni. Quindi in questo modo si può velocizzare anche lo studio del progetto, quindi le varie variazioni, lancio il calcolo e vedo direttamente qual è la classe che vado ad ottenere. Quindi come risultato ho i singoli subalterni e l'APE convenzionale. Se io vado a selezionare gli interventi della legge 10 e gli interventi della detrazione fiscale, quindi supponiamo di andare a mettere l'intervento trainante sull'involucro, applichiamo il nuovo decreto requisiti tecnici dell'ecobonus, qui vediamo che il programma riporta le verifiche della legge 10 per i vari subalterni e anche per il cumulativo e anche le verifiche di detrazione. Quindi a questo punto io ho tutte le informazioni che mi servono per andare a effettivamente effettuare il progetto e lo studio del mio edificio per ottenere le verifiche che mi servono per accedere alle detrazioni. Quindi nella scheda trasmittanze io posso vedere quelli che sono i limiti delle pareti per le detrazioni e per la legge 10 e quindi a questo punto posso effettivamente operare per ben bilanciare tutti gli interventi e quindi tirar fuori effettivamente la classe energetica finale e le pratiche da inviare all'Enea. Bene, con questo abbiamo concluso il nostro primo incontro. Speriamo di aver chiarito almeno diciamo la parte generale dell'applicazione del decreto. Speriamo ovviamente di organizzare i prossimi incontri dove cercheremo di andare più nel dettaglio e siamo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento. Potete scriverci all'assistenza, ci potete contattare tranquillamente quando volete e cercheremo ovviamente di rispondere a tutti i quesiti. Aspettiamo anche noi, come voi, i chiarimenti dell'Enea e quindi la pubblicazione delle FAQ per avere a questo punto un quadro generale e finale, diciamo, dettagliato di come effettivamente operare per l'applicazione delle richieste della norma. Carlo, vuoi fare un saluto anche tu? Vi ringraziamo, diciamo, per aver seguito questo webinar. Speriamo di rivederci presto. Qualunque dubbio o ulteriore, diciamo, richiesta di chiarimento, siamo a completa disposizione, come ha detto Antonio, e ci vediamo al prossimo webinar. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti e buon pomeriggio.